ragazza, insomma, te abbracciavi, quando stavi magari per dargli anche un bacino sulla guancia, finiva il terzo lento, andavano tutti a sedersi. E tu dove rimanevi? In mezzo alla pista? Vabbè, adesso arrivo, un momento. Era molto imbarazzante. Però adesso onestamente poi arrivava però veloce, adesso appena arrivava e lì ritornavi. Senti, ma tu hai sostituito anche Ricky Maiocchi nei Camaleonti? Sì, ho sostituito anche Cocchi e Renato una volta. Tutte e due? Sì. No, Ricky Maiocchi, io più che sostituirlo, lui ebbe la fortuna, dopo tanti anni con i Camaleonti, anche lui faceva parte dei Camaleonti, ho avuto la fortuna di cantare un pezzo di Battisti. Che con questo pezzo andò a Sanremo, no? Se no, tu lo sai, no? Sì. E parla. Il pezzo di Battisti, non lo so. L'avventura. Sì, assieme a Wilson Pickett. Cosa hai fatto? Cantavi? Io non lo sapevo questa cosa, però ho guardato così. Non lo sapevi? Che tu avessi cantato insieme a Battisti quel pezzo lì, no? Non capisce. L'ha cantato. Lucio ha dato il pezzo a Ricky Maiocchi, sì? Il capo dei Camaleonti. Ricky Maiocchi lasciò i Camaleonti, fece Sanremo con questo mi pezzo. Mi sta dando una notizia. Fece successo. Sì. E quindi io andai a cantare un po' con i Camaleonti. Finalmente l'ha capita. L'ha capito. Quanto è lo spettacolo? No, ma... Sai quante cose mi svela che io non mi ricordo. Ma tu cantavi la bambolina. Sì, allora, dopo la nostra stagione a Finale Ligure con questo gruppo di ragazzini bravissimi, loro sapevano tutte le parole, quello mi stupì molto. Io poi ricominciarono la scuola e io feci un altro gruppo che si chiamavano I Quelli. I Quelli. E tu te lo devi ricordare perché abbiamo fatto sette voci. Ah. Sì, sì, sì. Abbiamo fatto sette voci, tu avevi 27.